da Gauto Mitsubishi Motors in via Nazionale Torrette, Mercogliano, Avellino. Nelle prossime ore il tempo continuerà ad essere molto instabile e peggiorerà ulteriormente, soprattutto a partire dalla prossima notte. Nella giornata di domani, infatti, sono previste diffuse precipitazioni a carattere nevoso un po' su tutta la provincia. Localmente la neve cadrà in maniera anche abbondante e sarà accompagnata da temperature molto rigide. Sulle vette della provincia di Avellino, dal Raiamagra a Montevergine o andando in Alte Erpini al Formicoso, che temperature si stanno registrando? In questo momento sulle vette del Partenio registriamo una temperatura di 8 gradi al di sotto dello zero. Nelle prossime ore la colonia di Mercurio è destinata ulteriormente a scendere e raggiungerà sia sul Partenio sia anche sui Vicentini valori di meno 10 o anche meno 11 gradi centigradi. Sull'Alta Erpinia ci aspettiamo valori intorno ai meno 5 gradi centigradi. Quindi il pericolo ghiaccio nelle prossime ore è da tenere in considerazione, così? Sì, è altissimo e lo sarà già a partire da questa sera, quando il termometro sarà al di sotto dello zero su tutte le località collinari e montuose della provincia. Per i venti invece? I venti saranno sostenuti dai quadranti settentrionali, in particolare sul mandamento baianese, sulla fascia del Partenio e anche sul Vallo di Lauto, dove le raffiche più intense potranno raggiungere anche punte di 80 o 90 km all'ora. Qual è la tendenza per anche il fine settimana, dottor Capozzi? Sì, nella giornata di sabato permarranno condizioni di residua instabilità nella mattinata con precipitazioni a carattere nevoso, poi dal pomeriggio il tempo tenderà a migliorare e domenica assisteremo anche ad un rialzo, seppur molto temporaneo, della temperatura.